Appartengo a un altro secolo, al mondo della Belle Époque, un mondo che se per qualcuno era tempo di benessere, per altri, moltissimi, era un mondo di miseria, di povertà, di emigrazione stentata e difficile, di una vita vissuta con la lesina, di scarsa considerazione della solidarietà sociale, di indifferenza da parte di uno Stato che si occupa solo di certi problemi della superficie politica e non affronta i problemi della gente. Giuseppe Dussetti nasce a Genova nel 1913 da una famiglia di buona borghesia. Il padre Luigi, laureato e farmacista, la madre Ines Ligabue, diplomata in pianoforte. Famiglia colta e da parte materna, venata da una tradizione di militantismo risorgimentale con un parente garibaldino. La famiglia paterna, piemontese e cattolica, seguendo gli affari paterni, si trasferisce a Cavriago, nel piccolo paese a pochi chilometri da Reggio Emilia. Il piccolo Dossetti compie gli studi elementari e la prima formazione catechistica. A Cavriago, uno dei centri agricoli del Reggiano, dove più drammatiche saranno le lotte sociali e politiche, gli anni del dopoguerra saranno assai duri. In quelle zone prenderà piede una forte reazione fascista. Per gli studi superiori si trasferisce a Reggio Emilia, ospite dello zio avvocato Ligabue. Quando nel 1922 sono andato studente al ginnasio e al liceo, occupavo la stanza del nonno. A capo del letto non c'era il Signore, non c'era il crocifisso, c'era un grande ritratto di Garibaldi. Questa un po' è stata la mia educazione giovanile, un intreccio di ricordi profondamente religiosi da parte di mia madre e anche di mio padre. E insieme questo germe inoculato in me fin dalla primissima infanzia, di una storia più vasta, di una solidarietà civile, di ricordi di un'età risorgimentale, di una vita politica che allora io non potevo naturalmente definire. A Reggio partecipa alla vita dell'oratorio di San Rocco, diretto da Don Dino Torreggiani, il prete dei più poveri e degli ultimi, che fu anche suo confessore e lasciò in lui un'impronta indelebile. Dopo la maturità classica, incontra padre Agostino Gemelli. Con grande tremore mi presentai a lui, scambiamo qualche parola e gli dissi che avrei voluto frequentare l'università cattolica per seguire un corso di specializzazione, ma anche trovare un maestro. Mi stavo infatti laureando in diritto canonico e avevo perso l'occasione di avere come maestro Jemolo, che intanto si era trasferito a Roma. In suo luogo ebbi come relatore il Magni, ordinario all'università di Parma e incaricato a Bologna. Si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna. Si laurea il 16 novembre 1934, discutendo la tesi di diritto canonico sulla violenza nel matrimonio canonico. Decide poi di iscriversi alla scuola di perfezionamento in diritto romano presso l'Università Cattolica di Milano. Consegue la libera docenza in diritto canonico nel 1942. Nello stesso anno, è professore incaricato di diritto ecclesiastico all'Università di Modena. La sua vita attraversa la storia d'Italia prima di salire sul monte della contemplazione. Di lì vede con chiarezza i movimenti della storia e i pericoli. Rivivo nella mente il ricordo della sera di Caporetto. Avevo 4 anni, ne avevo 9 nei giorni della marcia su Roma. Ripensando con intelligenza matura a quell'evento, ho confermato le mie impressioni infantili e di adolescente. L'impressione di una gran farsa, accompagnata da una grande diseducazione del nostro paese, del nostro popolo, un grande inganno. Quindi ho acquisito una cosa ben ferma nella maturazione della coscienza. Un irriducibile senso antifascista, non solo per il passato, ma anche per il presente e per il futuro e per tutto quello che può assimilarlo e prepararlo. Dopo la promulgazione delle leggi razziali, lette per la prima volta da Mussolini il 18 settembre 1938 a Trieste, e l'inizio della guerra, 10 giugno 1940, Dossetti è il primo intellettuale cattolico a promuovere con l'aiuto di Gemelli un gruppo di studio sul futuro ordinamento dello Stato. Quando ho incominciato a studiare per uno studio personale autonomo, il mio primo interesse di studioso dei problemi giuridici e sociali si è portato pian piano sui rapporti dei due grandi sistemi, il
il sistema ecclesiale e il sistema cosiddetto statuale. La riflessione mi ha portato a due cose: il chiaro distacco da una chiesa intesa come società perfetta in favore di una chiesa, corpo vivente di Cristo, che come tale deve operare nel mondo. Nel 1943, su invito di Monsignor Tondelli, tiene conferenze antifasciste a giovani cattolici nella biblioteca capitolare del Duomo di Milano. Dopo il 25 luglio organizza una forma di assistenza spirituale e materiale alle famiglie di antifascisti perseguitati. Con la caduta del fascismo il 25 luglio 1943 e l'armistizio firmato l'8 settembre, l'Italia è occupata dalle truppe tedesche. Dossetti ritorna a Cavriago, dove si trova anche la famiglia, sfollata da Reggio, e inizia un'attività di soccorso per le famiglie povere del paese. E allora ho ritrovato i vecchi compagni, i quali anche loro avevano fatto una carriera diversa dalla mia. Avevano conosciuto le galere del fascismo, li ho ascoltati, lunghi interminabili colloqui in cui coglievo l'esigenza di cambiamenti profondi della nostra struttura sociale e della nostra vita politica e civile. Entra in contatto con il Comitato di Liberazione Nazionale della provincia di Reggio Emilia e nel dicembre 1944 ne diventa presidente. Nell'inverno del 45, insieme al fratello Ermanno, entra in clandestinità, salendo in montagna nella zona dell'Appennino occupata dai partigiani. Anche in questa situazione di vero pericolo, egli non porterà mai armi. La sua unica arma sarà il Vangelo, da cui discende il più assoluto rispetto per la persona. Con la liberazione, Dossetti ritiene che il suo impegno sia concluso, ma la realtà del periodo imminente, successivo al 25 aprile del 1945, lo induce a restare per cercare di contenere le azioni arbitrarie e gli abusi di quei giorni. E da questo momento in poi viene sempre più coinvolto nella ricostruzione delle strutture sociali e politiche del paese. Ho cercato la via di una democrazia dove i cittadini fossero non solo oggetto dell'azione politica, ma soggetto consapevole. Pertanto la mia azione cosiddetta politica è stata essenzialmente azione educatrice. Non sono mai stato membro del governo, nemmeno come sottosegretario, e non ho rimpianti a questo riguardo. Bisognava trarci fuori dall'abisso diseducativo del fascismo e orientare tutti verso una consapevolezza sempre più viva delle ragioni della democrazia sostanziale. Il primo contatto con i vertici della DC è del giugno 1945 e ad Assisi, al convegno nazionale dei gruppi giovanili, è nominato presidente dell'assemblea. In agosto viene nominato vice segretario, ma il partito lo induce a dimettersi per dedicarsi ai lavori della Consulta nazionale che preparerà il referendum istituzionale e le elezioni per l'Assemblea Costituente. Entra allora nella Commissione dei 75, incaricata di redigere il progetto della Costituzione, per il quale determinante sarà la collaborazione con i professorini della Università Cattolica, Lazzati, La Pira, Fanfani e giovani deputati, fra i quali Aldo Moro. Concluso il lavoro per la nuova Costituzione, Dossetti viene distolto dal proposito di non presentarsi alle elezioni del 1948 dall'intervento del Papa Pio XII, il quale, attraverso Monsignor Giovanni Battista Montini, futuro Paolo VI, gli chiede esplicitamente di continuare. Il 18 aprile 1948 è eletto alla Camera dei Deputati, ma nel 52, ad un anno dalla fine della legislatura, si dimette per il timore di nuove autorevoli pressioni. Quando ho capito come stavano veramente le cose e mi è sembrato di avere sufficientemente meditato, li ho salutati e me ne sono venuto via. Non mi è costato niente, non ho fatto nessun bel gesto. Ho semplicemente continuato, al di là di quell'episodio, la mia vita, con lo sbocco al quale il Signore poi mi aspettava. La breve stagione politica lo aveva reso consapevole della responsabilità anche storica che doveva assumere in una situazione di crisi della società e della cristianità italiane. Inizia quindi un nuovo impegno che porterà alla nascita della comunità monastica.
La prima forma è quella di una comunità di studiosi che si raccolgono intorno a lui e ne condividono lo zelo per le vicende della storia degli uomini e della Chiesa. Rispetto alla grande battaglia che si combatteva in quegli anni, io ho perduto. Ma non è stata la delusione per l'insuccesso personale a convincermi che dovevo andarmene. Ho deciso che la stagione della politica per me fosse finita e sono profondamente convinto che doveva finire e che sarebbe stato un grande errore proseguirla, perché non avrei raggiunto gli obiettivi che mi ripromettevo e comunque avrei ingannato e illuso troppa gente. La situazione bloccava quelle che erano le mie intenzioni, i miei progetti. C'erano soprattutto due cose insuperabili. Prima di tutto la situazione politica internazionale, la divisione in due blocchi sempre più irrigidita e sempre più irrimediabile. La seconda era la coscienza che la cristianità italiana non consentiva le cose che io auspicavo nel mio cuore. Non le consentiva a me e non le avrebbe consentite a nessun altro in quei momenti. E non so se la coscienza della cristianità italiana sia tanto evoluta da poterle consentire oggi. Matura la decisione di ritirarsi dalla vita politica diretta per dedicarsi alla formazione culturale e scientifica con la costituzione a Bologna nel settembre del 1952 del Centro di Documentazione, dal quale sarebbe poi derivato l'attuale Istituto per le Scienze Religiose, diretto dal suo allievo Giuseppe Alberigo. Bisognava operare più profondamente, a monte, in una cultura del tutto nuova, in una vita cristiana coerente. Nel settembre del 52 presenta al cardinale Lercaro il suo progetto di formare un istituto per la ricerca storica e teologica, costituito da laici uniti da vincolo di fede e preghiera. In questa nuova situazione matura la decisione di diventare sacerdote. Verrà ordinato il 6 gennaio 1959 e di costituire una comunità monastica sempre nell'obbedienza religiosa all'arcivescovo della città. Il percorso, che è stato in un certo modo circolare, mi ha riportato alle origini del mio spirito, ingenuo se volete, ma dell'ingenuità essenziale della fede. In verità, dal 1950, Dossetti era già impegnato con l'Istituto Secolare Milites Christi, del quale era fondatore e superiore Giuseppe Lazzati e nel quale era entrato nel 1950. Vi aveva poi emesso i voti temporanei nel 1951, dai quali fu sciolto da Lazzati nel luglio 1955. L'8 settembre scrive di getto il testo della piccola regola che, tuttora invariato, ha guidato e guida la vita della comunità fondata su scrittura, Eucaristia, silenzio. Ma un evento imprevisto sembra sconvolgere gli inizi del nuovo cammino di Dossetti. È l'obbedienza terribile, datagli dal cardinale il 18 ottobre 1955, di presentarsi come candidato per le elezioni amministrative di Bologna. Sarà a capo dell'opposizione per 2 anni, finché decide di dimettersi. Il 6 gennaio del 56, assieme ai primi monaci, pronunzia i primi voti nelle mani del cardinale Lercaro. Nel 57 si dimette dalla cattedra di diritto ecclesiale e canonico. Nel 58 inizia la sua preparazione al sacerdozio. Il vero monaco è tale, e lo diventa sempre più, quanto più sente in sé e su di sé l'impurità e il peccato, proprio e di tutto il mondo, che solo la misericordia di Dio purifica e giustifica. Ma il 25 gennaio 1959 un nuovo evento detta il cammino di Don Giuseppe. In San Paolo fuori le mura a Roma, Giovanni XXIII annunzia la sua intenzione di convocare un nuovo concilio ecumenico. La decisione di indire un concilio fu presa da Papa Giovanni in solitudine, come un'illuminazione, uno slancio del cuore. Il 25 gennaio del 1959 l'annuncio più inaspettato ed inatteso davanti a 12 cardinali nella Basilica di San Paolo fuori le mura. L'11 ottobre 1962 si aprì il concilio. Il cuore di Papa Giovanni ha concepito, ha pensato il concilio non tanto come un'assise normativa, ma piuttosto come uno spettacolo cosmico, un evento, un'anticipazione dell'eterna e universale liturgia,
un grande atto di culto, di rendimento di grazie da Dio e di implorazione per tutti, per i fratelli in Cristo e per l'universa umanità. Dossetti si sentiva intimamente coinvolto nell'evento conciliare avviato dal Papa e impegnato a dare un contributo al concilio collaborando con il cardinale Lercaro. Il 5 novembre 1962 il cardinale Lercaro, impegnato sullo schema di liturgia, gli chiese di venire a Roma per partecipare ai lavori del gruppo Gautier sulla povertà, un'iniziativa che rimase però sempre ai margini del concilio. Nel dicembre 1962 il cardinale Lercaro lanciò in aula come idea dominante di tutto il concilio quello della Chiesa dei poveri, che allora rappresentavano i 2/3 dell'umanità. La presenza del Cristo nei poveri si saldava con altre 2 realtà profonde del mistero di Cristo nella Chiesa, l'Eucarestia e l'Episcopato. La proposta, forse la più originale di questo primo periodo, fu accolta con entusiasmo, specialmente dai vescovi del sud del pianeta, che vivevano proprio in regioni in cui la povertà metteva a rischio addirittura la sopravvivenza delle persone. A tale proposito, Dossetti sosteneva che la povertà per il cristianesimo è un mistero che si collega nel modo più immediato col mistero per eccellenza, cioè col mistero nascosto ai secoli eterni, il mistero della volontà del Padre, il Cristo stesso. Questa tesi culminò in seguito con la proposta di una povertà culturale della Chiesa, non come ignoranza, ma piuttosto come rinuncia di proporre il Vangelo in una sola formulazione, per porsi in un atteggiamento di disponibilità verso tutte le culture ugualmente capaci di ricevere il messaggio evangelico e di dilatare gli orizzonti della Chiesa. I primi mesi del 1963 videro peggiorare le condizioni di salute del Papa, che già gravemente malato pubblicò l'enciclica Pacem in Terris, in cui negava che nell'era atomica potesse esistere una guerra giusta, e per la prima volta si rivolgeva non solo ai membri della Chiesa, ma a tutti gli uomini di buona volontà. L'8 dicembre 1965 si chiude il concilio. Don Giuseppe collabora con il cardinale Lercaro per l'applicazione del Vaticano II nella Chiesa di Bologna e il 2 gennaio 1967 è nominato provicario generale della diocesi. Il 12 febbraio 1968 lascia tutti gli incarichi diocesani. Per la sua comunità monastica inizia una nuova stagione. Il primo soggiorno in Terra Santa risale al 1964, poi sarà in Thailandia, in India e in Iraq, infine in Libano e di nuovo in Terra Santa. Il 1968, spogliato di ogni ufficio e di ogni compito di servizio alla Chiesa, egli può abbracciare la sua vocazione. Nel 1972 si trasferisce a Gerico con tutti i fratelli e alternerà lunghi periodi di permanenza in Terra Santa con presenze in Italia fino al 1992. Nel 1994, parlando ai sacerdoti della diocesi di Pordenone, tiene uno dei suoi straordinari discorsi. La cristianità è finita e non dobbiamo pensare con nostalgia ad essa e neppure dobbiamo ad ogni costo darci da fare per salvare qualche rottame della cristianità. L'Italia ha conservato alcuni rottami fino ad ora, ma erano rottami non più ben giustificati neppure alla coscienza dei nostri politici. Tant'è vero che su alcuni valori che consideravamo supremi, come il divorzio e l'aborto, non abbiamo saputo condurre una linea di resistenza veramente a livello storico e culturale e siamo stati sconfitti, come dovevamo esserlo. Non perché i principi e i valori che difendevamo non fossero veri nella loro sostanza ultima, ma perché non potevano essere difesi in quel contesto e in quel frammento di pensiero non organico, non motivato in maniera nuova e creativa. Qual è il tipo di nuova cultura che può porsi a questo? E se ci si oppone, come ci si oppone? Ci vuole una cultura creativa, il cristianesimo forte, non debole di sempre. 15 dicembre 1996, Don Giuseppe Dossetti muore e viene sepolto nel piccolo cimitero di Canaglia di Montesole.
luogo della memoria dell'eccidio dei martiri di Marzabotto. Sentinella, a che punto è la notte? Viviamo in una crisi epocale. Credo che non siamo ancora al fondo, neppure alla metà di questa crisi. La pace o un punto di equilibrio non è ancora stata trovata in questo crollo complessivo. Si pensi a che cosa è accaduto della Russia. Ma la democrazia americana, anche se ha vinto, non può proporre niente e sino ad oggi non ha proposto niente. Il rimescolo dei popoli, delle culture, delle situazioni è molto più complesso di quello che non fosse nel 1918. È un rimescolo totale. E in più c'è la grande incognita dell'Islam. Noi non abbiamo strumenti intellettuali per interpretare adeguatamente tutto ciò. Siamo dinanzi all'esaurimento delle culture. Non vedo nascere un pensiero nuovo né da parte laica né da parte cristiana. Siamo tutti immobili, fissi su un presente che si cerca di rabberciare in qualche maniera, ma senza percepire la profondità dei mutamenti. Non è catastrofica questa visione, è realistica, non è pessimistica, perché io so che le sorti di tutti sono nelle mani di Dio. La speranza non viene meno. L'unico grido che vorrei far sentire oggi è il grido di chi dice: aspettatevi delle sorprese ancor più grosse e globali, attrezzatevi per dei rimescolamenti più radicali.